Onorevole, vederla a casa Catania ci fa pensare alla quiete dopo la tempesta. Qualche mese fa non si era così convinti sulla candidatura di Enzo Bianco, si chiedeva più democrazia all'interno del partito e della coalizione. Oggi tutti qui a festeggiare o perlomeno a essere contenti del risultato che si sa in questo momento. Vabbè, intanto abbiamo fatto la campagna elettorale insieme, l'abbiamo fatta convintamente. Io pensavo, diciamo, di poter essere candidato io, ma non è che, diciamo, questo significasse che non pensassi che Enzo Bianco fosse un buon candidato. Pensavo che ci fossero le condizioni per fare delle primarie e che si potesse fare un percorso diverso. Dopodiché io sono un esponente del centro-sinistra, ho dato manforte alle liste, ho dato manforte al candidato, ho presenziato numerose iniziative, non c'è nulla di straordinario in questa presenza qui stasera. La cosa straordinaria è il risultato del primo turno, di una vittoria al primo turno in una realtà come Catania. È un risultato omologo a quello che si è verificato in tante altre realtà siciliane e del resto del paese, però sicuramente Catania, che da tanto tempo è un feudo del centrodestra, rappresenta un elemento da valorizzare e da utilizzare. Una coalizione comunque con tante anime, quella che appoggia il senatore Bianco, si riuscirà a trovare l'accordo fra tutte queste anime? È chiaro che la legittimazione spetterà al sindaco condurre questa coalizione, che è sicuramente una coalizione larga, ma larga devono essere le coalizioni per poter vincere, larghe e civiche devono essere le coalizioni per poter ambire alla vittoria. Dopodiché la cosa che deve unificare, unire, è l'idea di avviare un percorso positivo di ricambio, anche di rilancio della nostra realtà, che è un elemento che non possiamo trascurare. C'è una città che è in difficoltà, una difficoltà dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale. Allora il primo impegno che l'amministrazione comunale neoeletta dovrà mettere in atto è quello per tentare di dare risposta ai bisogni dei cittadini, a partire da chi ha di meno, da chi ha sofferto la crisi in maniera particolarmente acuta. Importanti le sue parole finali, noi questo appello lo rivolgiamo un po' a tutti i politici che abbiamo il piacere di intervistare in questi giorni. Il 30 giugno D1 chiuderà, questo perché la politica è stata assente, soprattutto per quanto riguarda il settore dell'emittenza radiovisiva, che è quello che ci occupa, che ci sta più a cuore in questo momento. Più di 10 famiglie saranno senza un'occupazione, padri di famiglia, madri di famiglia, le solite vicende purtroppo tristi che conosciamo. Le dicevo, la politica non ha fatto niente, possiamo sperare che ci sia una svolta, che comunque la politica si impegnerà a fare qualcosa, soprattutto con questo nuovo governo? Beh, assicurare il pluralismo dell'informazione, la presenza delle emittenti televisive locali è certamente uno degli impegni che dobbiamo assumere, perché la democrazia cresce e la democrazia si rafforza attraverso la presenza di un'informazione libera e autenticamente pluralista. Per quel che posso, sicuramente anch'io darò un contributo, darò una mano. È una notizia che francamente mi sfuggiva e me ne dispiaccio.